Tanta gente ad attendere e seguire la processione a mare di Maria Santissima di Porto Salvo. Uno dei momenti clou dei festeggiamenti in onore della patrona di Siterno. Una folla da record che ha sorpreso anche il commissario straordinario Augusto Polito, presente con la presidente della commissione Maria Stefania Caracciolo, che ha preso posto accanto a Don Cornelio Femia nella barca con cui la Vergine è stata scortata dalle altre imbarcazioni lungo tutto il litorale per benedire la città. Già la chiesa, dove è stata celebrata messa prima che la statua venisse fatta uscire e scortata sulla battigia in processione, era gremita all'inverosimile, con migliaia di persone rimaste in attesa all'esterno. Poi a braccia i componenti del comitato feste hanno portato fuori la statua della Madonna, scortata dai marinai, alla presenza di tutto il clero cittadino, guidato da Don Cornelio Femia. Preceduta dalla banda, tra due ali di folla, ha raggiunto la spiaggia, dove ad attenderla c'era ancora una grande folla e in mare parecchie imbarcazioni che attendevano che la Madonna venisse collocata sulla barca per essere scortata poi lungo tutto il litorale cittadino. Ecco, i primi metri, prima dell'accensione del motore che condurrà la Madonna più a largo, c'era poi la lunga scia di barche che dietro, per una grande regata qui a Siterno. Sono, andiamo a vedere anche l'orario per rendervi conto, la diretta 18 e 16 minuti primi in diretta da Siterno per tutto il mondo. Maria di Porto Salvo, la grande festa. Un grazie ancora al Comitato Festa per l'impegno profuso e a tutti i nostri sponsor che ci hanno aiutato nella realizzazione di questa diretta oggi da Siterno. Continua il momento mariano per Telemia, dopo Polsi anche Maria di Porto Salvo, così come vi annuncio che saremo in diretta il 26 da Riace per la festa dei Santi Medici e poi avremo un reportage importante ed imponente invece per la festa di Sant'Anna, come di consueto ogni anno avremo questo reportage della provincia torinese dove un folto nucleo di riacesi è emigrato e hanno la loro festa. Ecco, adesso sulla diretta Madonna a mare e c'è il rosario che viene recitato qui sulla battigia e il religioso silenzio, davvero si ode solo la preghiera. Siamo al tramonto su Siterno, immagini davvero di rara suggestione attraverso il gioco di luci e col silenzio. Perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, stella del mare, prega per noi e per il mondo intero. E viva Maria! Ed ecco il momento del rientrio. Ancora un'accoglienza festosa al suo ritorno e poi, sempre alla presenza di una marea di fedeli, la messa sulla spiaggia, officiata da Don Cornelio Femia, responsabile della parrocchia di Maria Santissima di Porto Salvo, con accanto gli altri rappresentanti del clero e gli organismi istituzionali. A pochi giorni dall'insediamento della commissione straordinaria, formata da tre dirigenti del Ministero dell'Interno. E siamo qui per essere a vostra disposizione per servire la cittadinanza sidernese come impegno di lavoro che ci è stato conferito dal governo e dal Presidente della Repubblica, che ci ha nominati per essere qui a lavorare per la cittadinanza sidernese, per ripristinare la legalità, per svolgere un servizio che consenta al Comune di crescere e a tutti voi di avere dei servizi migliori.
È per questo che da questo pulpito privilegiato mi permetto di invocare la collaborazione e la partecipazione di tutti i cittadini che collaborino con noi, con gli uffici comunali, perché attraverso questa sinergia si potrà raggiungere un miglioramento delle condizioni di vita e di ripristino della legalità in questo comune, che purtroppo ha vissuto un momento particolare della vita democratica e quindi richiede un particolare impegno da parte di tutti quanti noi. E questo appello che vi rivolgo, ve lo rivolgo in prossimità della Madonna di Porto Salvo, che mi auguro illuminerà il nostro lavoro e soprattutto illuminerà i cuori e le menti di tutti i cittadini sidernesi, animati da buona volontà, da lealtà, da onestà, dal rispetto dei valori della Costituzione, ma soprattutto dei valori della cristianità, che non sono molto diversi da quelli sanciti nella Costituzione. Quindi vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro il proseguimento di una splendida festa della quale ricorderò questi bei momenti per tutta la mia vita.